Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel tutorial di oggi vediamo insieme come realizzare questo facilissimo e coloratissimo centrino. Si tratta di un progetto super facile e veloce e io spero che vi piaccia. Per questo progetto ci servirà un filato in tre colori e io lavorerò con un uncinetto numero 3,5. Iniziamo. Avviamo un anello magico. 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto più una catenella di separazione e nell'anello lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto. Dobbiamo lavorare 12 punti alti separati da una catenella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminiamo con una catenella, stringiamo l'anello e lavoriamo un punto bassissimo sulla terza catenella. Una catenella e tagliamo il filo. Entriamo nello spazio e agganciamo il secondo colore. Tre catenelle che sostituiscono il primo punto alto più un secondo punto alto. Abbiamo due punti alti nello spazio. Una catenella di separazione, entriamo nel prossimo spazio e lavoriamo due punti alti, 1, 2, una catenella, due punti alti, 1, 2, una catenella, due punti alti. E ripetiamo fino alla fine. Terminiamo con una catenella e un punto bassissimo sulla terza catenella. 1, 2, 3. Una catenella e tagliamo il filo. Agganciamo il terzo filo catenelle che sostituiscono il primo punto alto e sempre nello spazio due punti alti. 1, 2. Dobbiamo avere un totale di 3 punti alti nello spazio. Una catenella di separazione, entriamo nel prossimo spazio, 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella, 3 punti alti. Una catenella e ripetiamo fino alla fine. Una catenella. E terminiamo con un punto bassissimo sulla terza catenella. E tagliamo il filo. Agganciamo il primo filo.
3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto più un secondo punto alto. Una catenella, sempre nello spazio, due punti alti, 1, 2. In ogni spazio dobbiamo lavorare due punti alti, una catenella e due punti alti. Una catenella di separazione, entriamo nel prossimo spazio, due punti alti, 1, 2, una catenella, due punti alti. Una catenella di separazione, entriamo nel prossimo spazio e ripetiamo, due punti alti, una catenella, due punti alti. Una catenella di separazione e ripetiamo fino alla fine. Terminiamo con una catenella e un punto bassissimo sulla terza catenella. E tagliamo il filo. Agganciamo il secondo colore. E lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto più un secondo punto alto sempre nello stesso spazio. Una catenella, entriamo nel prossimo spazio, due punti alti, 1, 2, una catenella, nel prossimo spazio, due punti alti. Una catenella, due punti alti, una catenella, due punti alti. E ripetiamo fino alla fine. Agganciamo il nuovo colore, 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto più 2 punti alti, 1, 2. In ogni spazio dobbiamo lavorare 3 punti alti, una catenella di separazione, nel prossimo spazio 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella, 3 punti alti. E proseguiamo fino alla fine. Agganciamo il nuovo colore. 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto più 2 punti alti. 1, 2. Una catenella di separazione. Dobbiamo avere 3 punti alti in ogni spazio. 1, 2, 3. Una catenella, 3 punti alti. Agganciamo l'altro colore. 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto più un punto alto. Una catenella, nello stesso spazio, due punti alti. 1, 2. Abbiamo due punti alti, una catenella, due punti alti. Una catenella di separazione, andiamo nel prossimo spazio e lavoriamo due punti alti. Una catenella, due punti alti. Una catenella di separazione, nel prossimo spazio, due punti alti. Una catenella, due punti alti. E ripetiamo fino alla fine. Agganciamo il nuovo colore.
3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, più un secondo punto alto. Una catenella, andiamo nel prossimo spazio, 2 punti alti, 1, 2, una catenella, nel prossimo spazio, 2 punti alti, 1, 2, una catenella, prossimo spazio, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. E proseguiamo fino alla fine. Agganciamo il nuovo colore e in ogni spazio lavoriamo 2 punti alti. Sostituiamo il primo punto alto con 3 catenelle più un secondo punto alto. Una catenella di separazione, andiamo nel prossimo spazio, 2 punti alti, 1, 2, una catenella, 2 punti alti. E ripetiamo fino alla fine. Agganciamo il filo e nello spazio lavoriamo 3 punti alti. Sostituiamo il primo punto alto con 3 catenelle. Dobbiamo lavorare 3 punti alti. Una catenella di separazione, entriamo nel prossimo spazio, 3 punti alti. Una catenella, 3 punti alti. Agganciamo il prossimo filo e in ogni spazio lavoriamo 3 punti alti. Sostituiamo il primo punto alto con 3 catenelle. Una catenella di separazione, entriamo nel prossimo spazio, 3 punti alti. Una catenella, 3 punti alti e ripetiamo fino alla fine. Arrivati al termine del giro, proseguiamo con questo colore e lavoriamo 3 punti bassissimi, 1, 2 e il terzo lo lavoriamo nello spazio. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, entriamo nel prossimo spazio e lavoriamo un punto basso, 5 catenelle, un punto basso e ripetiamo fino alla fine. Terminiamo con 5 catenelle e un punto bassissimo sulla prima catenella. E tagliamo il filo. Adesso lavoriamo il prossimo e ultimo giro, agganciamo il nuovo colore e all'interno di questo archetto dobbiamo lavorare 8 punti alti. Allora sostituiamo il primo punto alto con 3 catenelle e poi 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobbiamo avere un totale di 8 punti alti. Nel prossimo archetto lavoriamo un punto basso e poi 8 punti alti.
nel prossimo archetto un punto basso e ripetiamo fino alla fine. E ora andiamo a fermare tutti i fili. Ed ecco pronto il nostro facilissimo e coloratissimo centrino. Io spero di avervi dato una simpatica idea per arredare la vostra casa. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi do appuntamento al mio prossimo tutorial. Ciao!